Non prima però di aver ringraziato anche i tanti colleghi delle agenzie, delle TV, della carta stampata che sono venuti a seguire questa intervista. Partirei dall'altro ieri. Abbiamo letto delle dichiarazioni di Ivan Lobello, vicepresidente nazionale di Confindustria, peraltro insomma suo noto estimatore, in merito a. Ecco, delle critiche mosse al PD per avere sostenuto, lui ha detto, il peggiore governo della storia della Sicilia. Ora, siccome questa è un'espressione che abbiamo sentito usare altre volte da, insomma, suoi avversari politici, non me ne voglia se le faccio subito questa domanda. Lei si sente il peggior presidente della storia della Sicilia? Questo chiaramente dovranno giudicarlo poi i siciliani, possibilmente non nell'immediatezza. Io ritengo che un giudizio ponderato, un giudizio che abbia un senso, lo si possa, lo si debba dare guardando a questi fatti forse fra qualche anno e facendo un confronto sereno. Per carità, poi può soddisfarmi, può non soddisfarmi questo giudizio. Ritengo che sia troppo presto per farlo. Mi spiace che lo faccia Lobello, non so a quale titolo lo faccia, per la verità. Da esponente. Mi pare un po' anomala questa rappresentanza degli industriali da parte di un imprenditore che imprenditore non è, una delle tante anomalie siciliane, che io ho incontrato poche volte nel corso della mia esperienza amministrativa. Non mi ricordo che abbia mai sponsorizzato un investimento o, che so, l'insediamento di un'impresa. Non ho visto la Confindustria, per la verità, molto presente al nostro fianco, ad esempio nella lunga trattativa che abbiamo fatto per cercare di mantenere l'industria automobilistica in quel di Termini Imerese. Un paio di volte l'ho visto perorare cause che, per carità, di imprenditoriale, per quanto riguarda lo sviluppo del lavoro, hanno poco o pochissimo. Una in particolare a proposito di parchi eolici sponsorizzati da Moncada, forse l'unica volta, per il resto non ne ho memoria. Presidente, mettiamo un po' d'ordine in questa intervista, sezionandola per argomenti. I 4 anni del suo governo, iniziamo dall'eredità che lascia. Cosa lascia ai suoi successori? Senza scomodare la parola default, possiamo dire che la Sicilia si trova in una situazione di difficoltà finanziaria senza precedenti? Ritardi nei pagamenti, spese bloccate, fondi europei perduti, formazione ferma al palo. Ma davvero tutto questo non si poteva evitare? Non c'è dubbio che si trova in situazione difficilissima, senza confronti col passato, come credo che si trovino altre regioni, soprattutto quelle meridionali, come si trovano interi paesi senza precedenti rispetto al passato. Guardate alla Grecia, guardate alla Spagna, guardate al Portogallo, guardate anche ovviamente al nostro paese. In questa situazione una regione meridionale non può che trovarsi in condizioni sicuramente difficilissime. Ma scomodando la parola default, voi ricorderete ad esempio che il fallimento della Sicilia era dato a nove colonne su alcuni quotidiani attorno al 16-17 di luglio, dopo che Monti inviò una lettera nella quale, per la verità, stava scritto che era preoccupato, era stato anzi indotto a preoccuparsi sulla situazione finanziaria della nostra regione in connessione con le mie dimissioni. Vi posso assicurare che io che ci ho parlato anche incontrandolo, come dire, a quattro occhi, non ho avuto nessuna sollecitazione alle dimissioni, anzi, che la sua preoccupazione è che nel periodo elettorale si facessero spese folli, cosa che naturalmente non è assolutamente avvenuta, e che questo fallimento non c'è stato. Ho anche dovuto querelare un giornale, per la verità, per il grande danno che ha fatto alla Sicilia. Ma un paio di giorni prima della lettera di Monti ci sono state delle dichiarazioni, sempre del solito Lobello e anche di un partito politico, di un paio di partiti politici in maniera particolare. Ad oggi, per la verità, chi ha avuto un grande danno anche da quelle dichiarazioni e da quella intervista di Lobello sono stati proprio gli imprenditori che non possono presentarsi in banca per avere pagato fatture o altro, perché una regione che sta per fallire da un momento all'altro,
si è trovata le banche a reagire e a non affidare e a non dare un euro di credito a questi imprenditori. Noi non siamo falliti, abbiamo, lo ripeto perché lo abbiamo detto chiaro chiaro a Monti, ma sta scritto nelle carte, che cosa? 5 miliardi di euro di debiti, di mutui contratti, la gran parte dei quali, la metà relativamente a un piano della sanità e a un piano di rientro della sanità sottoscritto nel 2007, noi ci siamo insediati dopo il 13 aprile del 2008, una buona parte dei restanti 2 miliardi e mezzo li abbiamo trovati contratti precedentemente e comunque noi sapete bene che vale per qualunque pubblica amministrazione, non possiamo contrarre debiti a differenza che per i cittadini o per le famiglie al di là di un certo limite. Non solo siamo al di sotto, enormemente al di sotto di questo limite, ma il nostro bilancio è di 27 miliardi all'anno, abbiamo 5 miliardi di euro di debiti e 85-86 miliardi di prodotto interno lordo. Se facciamo un confronto tra il debito per il quale, come dire, accantoniamo giorno per giorno dalle nostre entrate il cosiddetto servizio del debito, se entra un euro nelle casse della regione siamo costretti ad accantonarne una piccola parte perché poi ogni sei mesi paghiamo la rata del mutuo. Il debito è 5 miliardi su 87, fate la percentuale, su 87 di prodotto interno, quello dello Stato è di, mi pare, 1950 miliardi di euro su 1600 di prodotto interno lordo, infatti si sa che è di circa il 120%. Il nostro è di circa il 6%. Mi direte ovviamente che nel debito generale dello Stato ci sono anche i debiti degli enti locali e delle regioni, ma queste sono le cose. Noi non abbiamo una situazione finanziaria difficile, la nostra situazione finanziaria è molto stabile. Abbiamo una gravissima crisi di liquidità, come ce l'hanno tante famiglie. Ma perché? Ma perché abbiamo crediti e debiti. La gran parte dei crediti li abbiamo da parte dello Stato e quindi avendo la crisi di liquidità e non incassando quello che ci devono i creditori, anzi i nostri debitori, a cominciare dallo Stato, abbiamo ovviamente una sofferenza nel pagamento delle fatture piuttosto che degli stipendi, piuttosto che di quant'altro. Su questa situazione interviene pesantemente il cosiddetto patto di stabilità di cui ci siamo occupati fino a qualche momento fa. In giunta, ad esempio, siamo stati criticati profondamente perché in questa condizione di crisi di liquidità abbiamo indicato alcune precedenze o alcune priorità nel pagare in base a quello che abbiamo. I forestali. Queste priorità sono, non i forestali, ma ora parliamo. Prego, voi. No, dico i forestali. Abbiamo detto semplicemente che cosa? Il servizio del debito lo dobbiamo fare per legge, quindi l'accantonamento e poi gli stipendi dei dipendenti, il che non vuol dire che le priorità, poi ci sono le altre cose, la prima priorità, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, eccetera. Infatti stiamo anche pagando ovviamente le forniture della sanità, che riteniamo sia più importante. Quando dovessimo, a cominciare dallo Stato, incassare quello che ci si deve, noi non solo pagheremmo tutto quello che abbiamo da pagare, ma potremmo mettere da parte delle cose. In quanto ai forestali e ai dipendenti regionali e a quant'altro, per cui siamo stati attaccati su tutti i giornali, assume 6.000 persone. Ieri su Repubblica, purtroppo dovrò querelarmi anche in quel caso, assume 4.500 persone. Ecco, a proposito del peggiore governo, forse per questo, anche per questo è il peggiore, il nostro è il governo, che non ha assunto nessuno in questi 4 anni e mezzo, perché prima con atti deliberativi del Presidente, poi della Giunta e poi con una legge di fine 2008 abbiamo deliberato il blocco delle assunzioni. Il blocco delle assunzioni. Mi hanno parlato delle persone poco fa, cosiddetti interinali di una partecipata, forse non particolarmente favorevole perché l'assunzione 40, siete stati in 40. Scusami, devi seccare, ti sto citando per rispetto, ma se tu ti sto citando per rispettare la tua condizione. Mi dice questo signore che è stato assunto nel 2007, interinale o non interinale. Il blocco è posto per oltre. Prego, raccomando. Scusami, allora
Abbiamo interrotto per sempre il nostro dialogo, oppure ti accomodi e mi ascolti? E allora accomodati e non intervenire, non interrompere. Chiaro, abbiamo la possibilità di ascoltare. Mi pare che stava parlando del vostro caso. Per gli assunti, dopo il 2008 c'è una legge che impedisce le assunzioni. E per gli assunti, precedentemente al 2008, la legge non c'è, e se c'è una sentenza ovviamente favorevole a chi fa ricorso, quella sentenza dovrà essere eseguita, dovrà essere applicata. E altrettanto dicasi, scusami, posso non finire più, hai introdotto il tema dei forestali e quindi quello dei dipendenti. Noi abbiamo trovato circa 19.000 dipendenti regionali, nessuno è scomparso, molti sono andati in pensione, ora saremo a 16.000 circa, così come se avevamo 2.300 dirigenti, ora sono circa 1.818 al 30 giugno di quest'anno, nel senso cioè che ci è vero, non abbiamo licenziato nessuno, ma non credo che sia che fosse consentito licenziare, ammesso che qualcuno volesse licenziare, ma non abbiamo assunto nessuno. Che tempi ci sono per pagare le imprese, Presidente? Ma guardi, ecco, e rispondo anche a questa domanda. Noi abbiamo fatto una giunta nella quale abbiamo detto, e io sto firmando una lettera che invio al Ministro Grilli appena torno un momento in Presidenza, c'è un accordo in base al quale sarà consentita, che poi c'è anche il problema del patto di stabilità, se hai i soldi non li puoi pagare perché violi il patto di stabilità, superi dei limiti di spesa al di là dei quali non puoi andare, che sono gravissimi quest'anno, saranno ancora più gravi nel 2013 e nel 2014. Però si conoscevano questi. Si è concordato anche con le altre regioni, questo perché voi lo sappiate, che si possa derogare, e c'è sul tavolo del ministro Grilli, mi dicono da 15 giorni, perché l'intesa è stata portata avanti sul piano tecnico tra il nostro Ragione Generale e la Ragioneria dello Stato, una deroga cospicua per somme notevolissime che ci consentono di affrontare alcune emergenze. La prima è quella relativa alla formazione, ad esempio, per la quale anche lì abbiamo fatto una riforma abbastanza radicale. Ma non è soltanto la formazione, ci sono le imprese, ad esempio. Noi possiamo pagare una parte seria di imprese che hanno cantieri aperti, lo stesso, perché cosa abbiamo detto? Scriviamo questa lettera a Grilli, abbiamo idea, forse sospetto, forse timore, che ci siano degli interventi strani sul governo nazionale che ha concordato con quello regionale almeno da 15 giorni la sottoscrizione di un atto che ci consente la deroga. Stranamente questo atto non viene firmato. Faremo una cosa molto semplice, glielo diciamo: nel caso in cui questa autorizzazione non venga, fra 3 giorni, esattamente venerdì mattina, ci riuniremo come giunta per decidere il da farsi, ad esempio i soldi, le spese, le risorse per impedire il disimpegno dei fondi europei. Piccola parentesi, ci sarà una valanga di disimpegno, ma fino al 31 dicembre dell'anno scorso non abbiamo disimpegnato nulla, tanto per essere chiari, non abbiamo disimpegnato nulla. Quindi, a cominciare ad esempio dalle risorse necessarie per impedire il disimpegno, dovessimo sforare il patto di stabilità, noi delibereremo di investirli. E così dovrà essere ovviamente per alcune emergenze sociali, ma ci auguriamo che nell'arco di qualche ora il governo appunto ci autorizzi quello che abbiamo concordato noi e tutte le altre regioni italiane, perché i vincoli sono insostenibili. Visto che abbiamo parlato della massa dei dipendenti regionali, voi non avete proceduto a nuove assunzioni, però non sono bastati i 16.000 passa dipendenti regionali. In 4 anni e mezzo sono stati nominati dai governi che li ha presieduto 686 consulenti esterni, 8 milioni e mezzo di costi per le casse della regione. Non bastavano i 16.000 dipendenti della regione per fare quello che sono stati chiamati a fare questi consulenti. Aggiungo, ieri la notizia della selezione per esperti dell'assessorato all'energia, ulteriori esterni. Anche qui non bastano i dipendenti e i 2.000, mi corregga se sbaglio, dirigenti della regione. Guardi, io le dico semplicemente questo. Noi abbiamo ogni assessore, credo 2 o 3 consulenti, forse 2, non vorrei sbagliarmi, mi pare che sono 2. Io ne avrò 5,
Poi ho degli esperti per l'emergenza Giambilieri, per l'emergenza Saponara, piuttosto che per l'emergenza rifiuti. E il problema non è che si spendono 8 milioni, ho detto? E mezzo. 8 milioni e mezzo, 8 milioni e mezzo in quanti anni? 4 allora, anni. Che si spendono 8 milioni e mezzo in 4 anni, o che si spendono quindi 2 milioni e qualche cosa all'anno per un ente che ha un bilancio di 27 miliardi, converrete che è una cosa da nulla. Lei ha fatto dei numeri alti, non sono in condizione di fare una divisione tra gli 8 milioni e i 686. Beh, riproduciamo molto spesso, perché voi citate come nomina, contate come nomina le nomine che noi facciamo ogni 3 mesi, ad esempio, per quanto riguarda i consulenti. Quindi non sono 4 in un anno, ma è uno nominato 4 volte. La gran parte, ad esempio, all'ordine dei fattori, il risultato. No, il risultato non cambia. Sono 686. Scusate, voi potete. Voi nomine, atti di nomina, atti non di nomine che riguardano le persone, sì, che è diverso. La domanda è: erano tutti indispensabili? Forse nessuno era indispensabile, però sappiate che lo potete valutare questo ovviamente dalla qualità del lavoro che si fa. Io non conosco la gran parte dei consulenti che poi fanno anche o rilasciano la relazione. So bene, parliamoci con franchezza, che molto spesso sono selezionati così. Tra persone che ti sono vicine piuttosto che tra i più bravi esperti in questa o in quell'altra materia. Io conosco dei dirigenti esterni, ne ho citato uno ad esempio, poco fa è stato in giunta con noi ed è un signore che è stato al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale e il nostro ragioniere generale. Non è che non abbiamo ragionieri, avvocati piuttosto che agronomi o quello che volete. Io devo dirvi francamente che quel tanto di apporto esterno vale per tante cose del nostro vivere sociale, che viene in una struttura burocratica, arricchisce, quando si tratta chiaramente di persone qualificate e brave, arricchisce la qualità, migliora la qualità della burocrazia. Un esterno che poi fu escluso, poi è stato riammesso, io l'ho ripreso come capo di gabinetto e oggi il mio segretario generale, vi posso dire che non è laureato manco in legge o in ingegneria, è laureato in filosofia, si vede che serve quella laurea, è un motore instancabile dell'azione amministrativa per 20 ore al giorno ed è un apporto esterno valido, è stato validissimo nella formazione, come lo è stato credo nei beni culturali o in altri rami dell'amministrazione, non è che me ne sovvengano tanti altri, però vi voglio dire, ci sono esperti e ci sono esterni che apportano sicuramente un contributo. 686. Un'altra cosa, no, io vi sto citando due nomi, signori miei, di due dirigenti esterni, mi pare che ce ne spettano 20, il 20% su 29, saranno quindi 4, 5,8, saranno 6 persone, non mi sto ricordando manco gli altri in questo momento, ne ha citato due che ho visto fino a 2 minuti fa perché erano presenti in giunta, per molti progetti, a cominciare da quelli finanziati con i fondi strutturali, non si può che ricorrere a soggetti esterni, per cui si fanno le liste, le long list, aderiscono delle persone, poi si fanno delle selezioni e si assumono e si ingaggiano le persone valide. Poco fa vedevo, per dirvi, mi pare che non c'è, quindi ne posso parlare anche bene, la dottoressa Di Calzi, ho avuto la fortuna mi venisse consigliata, segnalata, beh, devo dirvi, è stato il capo della mia segreteria tecnica, se non avessi avuto lei nei rapporti col Ministero dello Sviluppo Economico, attività produttive, con Invitalia, con i fondi strutturali per quanto riguarda quel poco di nostra competenza, ma anche per il grande apporto che ha dato a tanti altri rami dell'amministrazione, ecco, siamo a 3, quindi. A 3. 686 meno 3, insomma. Per evitare di fare notte. Se mi fate domande sugli altri che conosco, vi darò un mio spassionato giudizio, questo funziona, l'altro non funziona. Ora questo lo facciamo un gioco di questo tipo. Ma c'è qualche novità a proposito della long list dell'assessorato all'energia? La Giunta ha preso la notizia su proposta dell'assessore che si chiama Torrisi, ha disposto che venga bloccato il bando e annullata la cosiddetta long list. Ve lo dico perché è successo 1 ora e mezza fa, ma tante altre volte è successo. Bene. Compreso i camminatori, un'invenzione quella dei camminatori. Nessun camminatore esterno, anche perché quella competenza, cammino all'interno. Quella competenza è abbondantemente presente. Senta, lei qualche tempo fa abbiamo fatto un'intervista sulla Sicilia,
lei ha detto, parlavamo del problema con l'assessore Vecchio, che poi insomma ha avuto tutte le conseguenze note. Lei disse: ho fatto una stupidaggine a fare l'assessore. Beh, sono giudizi suoi, ovviamente, però le chiedo: ci sono altri errori che si rimprovera? Guardando indietro a questi 4 anni e mezzo, immagino ci siano tanti come nella vita. Lei mi fa una domanda alla quale non riesco a rispondere, perché dovrei cominciare ora e finire domani mattina. Ci faccia due esempi, facciamo come i dirigenti, cioè nomi due. Beh, guarda, ripeto, l'imbarazzo della scelta. Forse sono stato poco gradualista nell'approccio con i problemi della regione e con l'azione di governo. Avrei dovuto essere molto più misurato, pensarci 4 volte prima di fare alcune scelte, e in questo caso, devo dirvi, magari i tempi sarebbero stati più lunghi, i risultati forse migliori, e chissà, l'Assemblea avrebbe proposto che i mandati del Presidente, anziché 2, diventassero 4. Forse ha cambiato troppi dirigenti, per esempio, questo è stato un errore. Questo è anche possibile, per carità. Non lo so, guardi, non lo so. Questo bisognerà vedere poi. Ripeto, un bilancio compiuto, voi ovviamente vi occupate quotidianamente, anzi voi di live, momento per momento, delle notizie, e dovete esprimere un giudizio. Non c'è dubbio che non potete essere immediati nel farlo, ma un giudizio, non voglio dire storico perché sarebbe presuntuoso, poi sulle cose va fatto dopo lungo tempo. Ad esempio, un'altra esperienza autonomista di 50 anni fa circa veniva bollata come il peggio del peggio del peggio nella storia della Sicilia. Beh, io ho contribuito a rivederla un po' più criticamente, qualche analisi più approfondita è venuta fuori, eccetera, e ora il giudizio è molto diverso e molto più sereno. Io credo che tra i 1000 errori comunque si sia così voluto dare il segnale della necessità di una svolta. Se poi questa svolta potrà essere continuata, cancellata, dipende anche da quali maggioranze, da quali presidenti saranno eletti, non lo so, lo vedremo più avanti, potremo esprimere una valutazione più serena. Presidente, ha cambiato più assessori lei che allenatori Zamparini? Ce lo no, dà? Per la verità, sì, in 5-40. Una lunga permanenza in giunta dei tecnici c'è stata, sì, questo sì, di cui... forse 2 anni e mezzo, 3 anni, sì, addirittura. Ecco, facciamo una cosa, diamo un voto secco da 1 a 10 ai suoi assessori, io le faccio il nome e lei mi dà la pagina. No, assolutamente, io voti negativi non ne voglio dare, non mi fate litigare con altra gente, capisco che c'è poco da litigare perché ormai con alcuni siamo in eccellenti rapporti, con altri no. Vabbè. Mi faccia dei nomi a saltare. Dei nomi no, significativi se vuole. Vabbè, chi dici? No, do un ottimo voto senz'altro, sia per la sua capacità di lavoro e competenza, ma anche, devo dirle, per il modo con cui ha fatto le sue cose, con una signorilità, una serenità, una dolcezza, devo dirvi, che è servita moltissimo anche alla nostra convivenza, pure nei momenti più difficili. Quindi bravura, ma anche stile. Pier Carmelo Russo. Un voto eccellentissimo. Il massimo dei voti, bravissimo in giunta, comprenderà che non c'è nessun nesso con i sì o i no, mi ha detto tanti di quei no, devo dirle, da poterli collezionare, bravissimo, quindi poi bravissimo nell'attività legislativa, lui nell'arco di poco tempo ha portato in porto le sue leggi col consenso di tutti in assemblea, quindi, e poi un bravissimo avvocato che come tale sta difendendo la regione nella vicenda termovalorizzatori. Credo a titolo gratuito, tra l'altro, quindi è encomiabile. Armao. Devo dirle, un grande lavoratore che ha dato un grande apporto per quanto riguarda l'aggiustamento dei conti. Voi parlate di crisi finanziaria, noi abbiamo portato a valori attuali la spesa corrente ai livelli del 2001. Ai livelli del 2001. Ha saputo che vuole licenziare Enzo Emanuele? Non esageriamo ora con l'ENA, pensavo che... No, per la verità l'avete riportato voi, non mi risulta e non credo che possa licenziarlo. Ma altri, che ne pensa di questa altri assessori, querelle? Niente. Di queste querelle che... Ma guardi, Russo, Emanuele si è sottratto, è passato ad altro ente e quindi penso che la querelle possa perdere di forza, ecco. Di Vecchio ha già parlato, ha detto che si è trattato della stupidaggine totale quella della sua nomina, però no, diciamo qualche cosa di positivo. Ma guardi, non voglio dire niente di negativo, simpatico, anche abbastanza divertente, devo dirvi, per molte cose. Poi a un certo punto si è messo a fare
non ha mai votato un atto deliberativo contro gli altri, mai. Poi a un certo punto ho scoperto che invece non si votava, si diceva, si faceva. Massimo Russo, a proposito, doveva essere il suo erede, mi sembra un po' scomparso dalla scena. Ma secondo me è una cosa positiva questa. Essere il suo erede? Voto essere scomparso? Sì, non entrare nel merito di una campagna elettorale che secondo me non è attrezzato, perché non è stato il suo mestiere ad affrontare. Voto eccellentissimo, altissimo. Vede, mi ha insultato, mi ha attaccato. I nodi Russo, grazie a Dio, sono a milioni. Voto altissimo. Le apro una ferita, Leanza. Non esprimo giudizi su Leanza perché non attengono la capacità. Come assessore? È stato assessore. Guardi, per la verità. Non se lo ricordo. Non è che non me lo ricordo, no. Ha fatto il suo lavoro, anche lui è uno molto attivo nell'impegno amministrativo, fuori di dubbio, Venturi si organizza bene. È ancora suo assessore, ma a proposito, secondo lei Venturi, è normale, guardi, che un assessore passi più tempo in procura a denunciarla piuttosto che... E costringe anche noi ad andarci, perché ci siamo andati e gli abbiamo spiegato, abbiamo consegnato gli atti relativi sia all'IRSAP che alla nomina del dirigente generale delle attività produttive, che confutano in maniera inoppugnabile le argomentazioni di Venturi, in maniera inoppugnabile. Siamo andati appunto alla Procura della Repubblica, perché l'IRSAP intanto non può essere presieduta al suo segretario particolare perché non ne ha i titoli. Tanto per cominciare, è stata affidata per un mese e mezzo, più o meno, fin quando non verrà il nuovo governo, a un dirigente generale. Quindi il problema era che Cicero non avesse i titoli per fare... No, questo non c'entra neppure, perché Cicero e gli altri erano degli esterni che sarebbero andati al vaglio della commissione e nel frattempo è intervenuto il blocca nomine. Non potevamo, per un ente che era stato istituito per legge, che dopo sei mesi doveva passare dalla gestione liquidatoria ad una gestione ordinaria non possibile, quindi per la blocca nomine, non si poteva che nominare un commissario. Abbiamo nominato un commissario nella persona di un dirigente interno, addirittura di un capo dipartimento, di un dirigente generale. Per quanto riguarda Nicosia, si è gettato tanto fango su questo funzionario, che è una persona per bene di grandissima esperienza, tanto è vero che io ho fatto il decreto di nomina e lui penso che domani potrà andarsi ad insediare. L'ho fatto perché, lei potrà dirmi, ma era nei poteri del presidente dimissionario, mi è stato imposto tra virgolette dal ministro per la coesione territoriale Barca, perché riteneva non doversi mantenere con un interim la guida di quel dipartimento. Abbiamo scelto un capo di gabinetto e non un vice, che ha fatto questo mestiere in tutti i rami dell'amministrazione e che è considerato da tutti gli assessori, tranne Venturi, certamente più titolato e più bravo di altri candidati. Per carità, più titolato, poi sono tutti bravi, nessuno lo mette. Perché ha deciso di revocare la delega al vecchio e non ha fatto lo stesso con Venturi? Perché Venturi ha espresso le sue valutazioni, lo ha fatto peraltro in maniera molto civile, lo ha fatto per iscritto, secondo lui fa valere le sue ragioni in tutte le sedi in cui ritiene di farle valere. Un vecchio ha fatto ben altre cose, è passato dagli insulti alla sobillazione di intere categorie di dipendenti o di precari, e peraltro ha fatto registrare, per gli insulti che ha espresso nei confronti degli assessori, oltre che il venir meno di quel rapporto di fiducia, anche quel clima che è indispensabile perché la Giunta possa riunirsi ed operare tutti gli assessori in una seduta di Giunta. L'ultima che lo vedeva presente hanno dichiarato che non sarebbero più tornati se non fosse stato allontanato l'assessore vecchio. In fondo l'ho fatto perché l'ho dovuto fare. Senta, una piccola parentesi di attualità, visto che parliamo di assessori imprenditori, tra l'altro Vecchio e Venturi. Non è che torniamo ai tempi della regione imprenditrice, che non è che hanno lasciato quel gran ricordo. Io parlo del caso Winget. Che cosa intendete, come intendete muovervi su questa vicenda? Beh, in maniera molto semplice, e sta scritto nero su bianco. Io ho semplicemente trasmesso un atto di indirizzo perché si valuti intanto con rigore estremo, valutando ovviamente tutti i risvolti di carattere giuridico,
confrontandoci ovviamente con le norme comunitarie, la possibilità di partecipare, per quanto consentito, comunque in una percentuale piccolissima, alla costituzione di una società che intervenga in un settore strategico fondamentale, quello del trasporto aereo. La nostra, come sapete, è un'isola, l'aereo è indispensabile. Cosa succede? Anche qua potremmo parlarne per ore. Succede che mentre per l'Italia il governo, non so se investe o perde 3 miliardi, 4 miliardi, qua mi si dice che con 30 milioni si sarebbe tappato il buco. Male che va, potevano essere un centinaio questi milioni. Appena chiude Winjet, le tariffe ovviamente impazziscono, quelle dell'Alitalia, che si trova senza concorrenti, perché se non sbaglio ha anche acquistato, sta per acquistare Blue Express, non ci sono tante altre compagnie, per cui un biglietto oggi costa 500 euro andata e ritorno da Roma. Beh, se noi dovessimo investire, se fosse un investimento a perdere, sarebbe molto molto proficuo, perché per 3 anni c'è un piano industriale comunque, per cui questa nuova compagnia va avanti. E questo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che la gente paga di meno, molto spesso siamo costretti a prendere l'aereo. I turisti vengono, perché io non so quanta gente viene spendendo 500 euro da Roma o 700 da Milano, non so quanto da altre località ovviamente, molto molto di più a fare il turista in Sicilia. Con Winjet o con una low cost qualunque, infatti non è che ci fossero altri, potremmo valutare altre ipotesi, ripeto, non è stata data nessuna disposizione, ci sono valutazioni rigorosissime da fare, compresa la notifica di questa eventuale volontà alla comunità europea, la quale eventualmente deve preventivamente autorizzarci, quindi una cosa sacrosanta che andava fatta, andrete avanti, e che non andrà fatta, tanto per essere chiari, prima del 28 di ottobre, si potrà fare ovviamente dopo, perché mi auguro che l'Europa risponda presto, non credo che lo faccia dall'oggi al domani. Apriamo un attimo una parentesi sulla sua inchiesta giudiziaria, Presidente, sulla quale lei è stato sempre abbastanza netto e trasparente. Lei ha rassegnato le dimissioni senza essere stato formalmente rinviato a giudizio, un gesto che forse è passato in secondo piano. Perché lo ha fatto? Beh, io l'ho detto apertamente, non credo che debba cambiare idea, non penso che un Presidente della Regione, vale la stessa cosa se fossi sindaco o responsabile comunque di un ente importante, la Regione lo è 100 volte di più indubbiamente, debba far coinvolgere, investire da un eventuale rinvio a giudizio. Sapete bene che sarebbe potuto arrivare anche un'archiviazione, la carica piuttosto che la persona. Con le dimissioni e comunque con un verdetto di stavolta condanna o assoluzione, perché come sapete, salvo ripensamenti dell'ultima ora, adiremo il rito abbreviato, questa sentenza, pronunziamento, quello che è, debba investire la carica, investirà il cittadino semplice, quale sarò a Dio piacendo dal 29 di ottobre prossimo, data del mio 62esimo. A proposito, Presidente, dell'inchiesta, insomma, la sua vicenda giudiziaria avrà il suo corso. È chiaro che si parla, come è noto, comunque di reati di una particolare serietà. Lei ha scelto di fare un passo indietro e non si ricandida. Le chiedo, insomma, una polemica che abbiamo letto sui giornali, è stata opportuna invece la scelta di suo figlio di candidarsi? E la differenza è che per la nomina dei dirigenti generali piuttosto che dei presidenti delle associazioni degli imprenditori, qua, ma forse anche da loro, sono i cittadini elettori che lo decidono e diranno se è opportuno o se è inopportuno. Nessuno li costringerà, che se ne dica, e liberamente valuteranno. Per quanto mi riguarda, vi voglio dire che la persona interessata ha scelto da sé, perché ha il carattere, l'intelligenza, la maturità per poterlo fare. Fa politica da quando aveva 14 anni, è stato eletto in tutte le cariche delle rappresentanze studentesche e non solo studentesche. C'è stata in famiglia, ci sono state posizioni diverse, molto molto contraria a mia moglie, che era contrarissima a che io mi candidassi a Presidente della Regione,
Aveva ragione. Ma guardi, devo dirle francamente che per quanto riguarda i colpi mortali che io ho subito in questi ultimi 2 anni e mezzo, non credo che ci siano precedenti o paragoni da poter fare con qualunque altro uomo politico, smentitemi se sbaglio, nella storia della prima e della seconda Repubblica, può darsi che avesse ragione. Io vi devo dire con molta franchezza che, come dire, siccome credo in tante cose importanti e fondamentali, mi affido non al fato, ma alla provvidenza divina. E quindi si vede che era scritto così, si vede che era giusto così, si vede che servirà comunque, se non a me, ad altri. E quindi Toti invece lei l'ha spinto a candidarsi? No, cioè non l'ha dissuaso. Non ero contrario, non potevo essere contrario. Forse ce l'ha nel sangue lui, ce l'ho nel sangue anch'io. Devo dirvi con franchezza che, vedete, in provincia di Catania incontro le persone in questi giorni, credo che questa identificazione possa servire a non disperdere un mondo di gente che non è vero che è costruita sul favore, sulla cortesia, eccetera. Io non so se ho visto meno di 2000 persone negli ultimi 10 giorni. Lo spuntino. Credetemi, spero che ne pigli di più di voti. Vi posso assicurare che la gran parte di questi sono costruiti su rapporti di stima, di fiducia, di simpatia, anche nei confronti del giovane che, insomma, non se la cava male. Abbiamo pubblicato in questi giorni. Mi pare che qualcuno di voi l'ha intervistato. Fatelo anche voi, vedete, esprimete un giudizio, vedete se è stupido, se è trota, se è intelligente, se ha carattere. In questi giorni abbiamo pubblicato un primo elenco di candidati dove risultano circa 50 che hanno problemi più o meno gravi con la giustizia. Quindi ci sono diverse persone indagate, persino condannate, che si ricandidano. Che ne pensa? Guardi, non ne penso positivamente. Se si tratta di condanna, sicuramente non ne penso positivamente. Da questo punto di vista ci sono codici dei partiti e ci sono le leggi. Purtroppo bisognerebbe intervenire sulle leggi, perché vedete, le altre cose sono opinabili, sono facoltative. La legge impone, consente oppure impedisce. Presidente, una domanda un po' personale, se le va a riparlare. Lei ha vissuto molti anni fa l'esperienza dell'arresto, poi insomma una vicenda che si chiuse. Come si chiuse? Senza conseguenze. Con l'assoluzione. No, non con l'assoluzione, guardi, è diverso. Non doveva nemmeno essere arrestato. Esatto. Io sono stato risarcito, esatto. E sono stato assolto con, esatto, richiesta del pubblico ministero. Anche in questa vicenda, non dimentichiamolo, strano, io ho avuto 3 richieste di archiviazione da parte dell'accusa. E ho avuto un'imputazione coatta, vi prego di rileggervi quelle pagine, sono circa 65-66, delle quali 2/3, fa circa 44, sono dedicati ad una vicenda che è la SAFA, questa famosa impresa. Igera. Vi siete occupati? No, è romana l'impresa. Sì, che ha fatto lavori. Ha fatto lavori sia a Palermo che a Gela che da tante altre parti. La cosa che impressiona in questa vicenda, sapete qual è? È che l'imputazione coatta è sul favoreggiamento della SAFAB. Cioè avrei favorito la SAFAB, che poi chiaramente peraltro aveva un obiettivo, un lavoro da fare, che non ha fatto. Interrogando poi il capo del ROS, con molto candore il capo del ROS ha dichiarato che non solo non ha favorito la SAFAB, ma ho penalizzato la SAFAB. L'ho penalizzata deliberatamente perché avrei avuto il progetto di realizzare quell'opera da tutt'altra parte e da farla realizzare ad altri. Naturalmente quell'opera non si è fatta neppure da nessun'altra parte e non l'ha fatto nessun altro. Per dirvi, come dire, che stranamente poi l'accusa, anzi non stranamente, è una cosa molto bella che poi l'accusa si convince dell'innocenza dopo che magari per qualche anno si viene crocifissi, non dall'accusa, ma con tutto il rispetto da voi e dai vostri cari colleghi. No, comunque ho ricordato questa vicenda, appunto, che la vede poi uscire assolutamente pulito, ma per un'altra cosa, quando si è parlato insomma invece di questa nuova inchiesta, girava anche queste voci su un possibile arresto, cioè lei come ha vissuto questa paura, visto che era passato da un'esperienza analoga? Guardi, che dirvi che l'abbia vissuta malissimo non mi pare eccessivo, naturalmente l'ho vissuta male io
ed è stato un malessere che hanno vissuto le persone che mi sono care, che mi sono vicine, credo anche i miei amici. Ma poi non ho capito bene, per la verità, perché era fondata, era inventata, credo che ci sia anche un procedimento per fuga di notizie che riguarda i magistrati, anzi c'è un procedimento per fuga di notizie che riguarda i magistrati, per il quale è stata proposta naturalmente l'archiviazione, contro la quale mi sono opposto alla procura di Messina. Ma secondo lei nella sua vicenda giudiziaria ha pesato in qualche modo il cambio ai vertici della procura di Catania? Guardi, mi fate domande, per la verità, alle quali non saprei proprio rispondervi. Allora parliamo del futuro. Se sapesse, stranamente non vuole, non sa rispondere, non vuole rispondere. No, ma vedete, diciamo, è un campo veramente minato, yeah. Soprattutto per chi ovviamente ha questo procedimento in corso e si accingerebbe, perché poi io mi affido ai miei avvocati, si accingerebbe a chiedere un rito abbreviato, nel quale è coinvolto ovviamente, grazie a Dio, il giudice, ma poi c'è l'accusa che chiede quello che vuole, la difesa che difende, e quindi parlare di questi equilibri all'interno delle procure, del CSM, eccetera, mi sembra azzardato ed è un tema che non mi sento di toccare, lo farei, devo dirvi, in base a che cosa? Ad impulsi, a sensazioni. E allora parliamo del futuro. Cosa faccio il prossimo? No, intanto le chiedo cosa fa il suo partito, il partito dei siciliani, MPA. Ho visto il simbolo MPA. No, le volevo chiedere una cosa molto specifica. Il suo partito sostiene la candidatura di Gianfranco Michiche. Sì, sostiene la candidatura con punto interrogativo. Lei che ne pensa della candidatura di Gianfranco Michiche? Ma innanzitutto sostiene la candidatura di Michiche. Sì, certo che sostiene la candidatura di Michiche. La sostiene realmente e convintamente. La sostiene per diverse ragioni, ovviamente. La sostiene perché Michiche fino a ieri era considerato in fondo fondatore di un partito, leader di un partito autonomo, che autonomo non era perché non aveva rotto il cordone ombelicale col partito padre o madre, che dir si voglia. Non voglio entrare nel merito l'ha rotto e l'ha fatto in una maniera più clamorosa e inoppugnabile, incontrovertibile, addirittura mettendosi contro. Non credo che ci siano dubbi che ci possa essere un'intesa con il partito padre e quindi c'è questo fatto. Seconda cosa, ha aperto la competizione, sarà difficile, sarà facile, i sondaggi, non sondaggi, eccetera. Se Michiche fosse rimasto col PDL, indubbiamente alleato del PDL, la competizione avrebbe avuto sicuramente un esito prevedibile o più facilmente prevedibile. Ora ci sono tre schieramenti che si contendono ovviamente il primato e quindi la guida del governo della regione. Ha fatto un'altra cosa, sganciandosi dal partito nazionale da cui proveniva, e avendolo fatto in maniera così netta e ferma, ha contribuito a che si desse vita per la prima volta nella storia della Sicilia a un polo di partiti siciliani, sicilianisti, meridionalisti, comunque non partiti nazionali. Non è mai successo nella storia siciliana che un presidente della regione potesse correre per vincere non essendo espressione, se volete, una volta della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, ma c'era le elezioni non dirette al presidente della regione, ora del centrodestra o del centrosinistra. Se vogliamo fare un accostamento con altri fatti storici, nel 58 ruppe, ci sono molte analogie, poi voi che vi dedicherete un momentino di più alla storia che non alla cronaca, potrete fare parecchi accostamenti con l'esperienza milaziana e quello che è successo in questi 4 anni, ma noi vorremmo, come dire, ecco perché Michiche, vorremmo che l'esito di questa esperienza fosse radicalmente diverso da quello, e ci riusciremo, da quello dell'esperienza milaziana. Milazzo ruppe, fu accusato di ribaltonismo perché veniva dallo schieramento democristiano e si alleò con gli odiati comunisti. Alla fine lo mollarono entrambi, anzi lo vituperarono, lo rimossero, lo condannarono alla damnatio memoriae per diversi decenni. Fu un tentativo che poi fu soffocato negli scandali, se fate presente, nelle indagini e nelle inchieste più o meno giudiziarie. Ricorderete il caso Santalco, gli esattori, eccetera, eccetera, e poi il suo partito finì perché fu schiacciato da due schieramenti.
Stavolta c'è un cuneo e devo dire che questo cuneo si è realizzato cercando di cambiare quella storia che si sarebbe conclusa con l'eliminazione dell'esperienza autonomista, grazie anche a amici che, come vedete, ci sono ragioni, come dire, più che fondate per sostenere, a prescindere dal fatto che poi ama quello è alto, quello è basso, quello è bravo, quello è scarso, eccetera, eccetera. Io credo che Micichè, peraltro, vedi, io mi sono molto spesso contrapposto, non mi sono mai inteso con Micichè. E probabilmente e non, viceversa. E probabilmente non mi intendo neppure in questi giorni, o non mi intenderò domani, però vi devo dire con franchezza che lo trovo molto più franco, spontaneo, sincero e creativo di tanti altri uomini politici e in particolare dei suoi concorrenti in questa vicenda. Infatti proprio... anche nel dire la verità, perché Micichè ho scoperto che a costo di pagarla cara dice la verità, altri mentono in maniera spudorata. Allora, Micichè il 28 maggio 2012 ha detto la verità. 2012. Caro Lombardo, con i tuoi continui giochetti hai tradito la fiducia della tua gente, tutto l'oro che avevi accumulato nel 2008 l'hai tramutato in ferro vecchio, insomma neanche come alchimista vai bene. Sì, ma se leggete anche le mie cose gliene ha dette tutti voi. 10 luglio. Il governo dei tecnici, dei tuoi tecnici, si è distinto per l'assoluta incapacità di produrre nel corso di questi anni innovazione e sviluppo. Gianfranco Micichè. Può darsi che abbia ragione nel primo e nel secondo caso. Se io mi ritenessi onnipotente e infallibile, allora direi che ha sbagliato. Se vi dico che lui dice quello che pensa, molto spesso lo dice estemporaneamente, lo dice istintivamente, non è escluso che avesse ragione. Su di me, sui tecnici... facciamo valutazioni lo cambierebbe politiche. Il nome dell'aeroporto la penserei in maniera diversa, ma io non lo cambierei personalmente per nessuna ragione. Ma lui oggi mi ha criticato per la scelta di Wingett, non è che ci siamo fatti il lavaggio del cervello prima di allearci, per cui dice su tutto dobbiamo essere d'accordo. Avete letto, no? Che dico, lo smentisco oppure lo mollo? Ma nessuno, ma manco per idea. È molto positivo che la si pensi in maniera diversa sulla vicenda dell'aeroporto. Non sono per niente d'accordo con lui, anche perché, secondo me, i nomi di Falcone e Borsellino non evocano nessuna negatività, assolutamente no, anzi. Gli altri due competitor principali invece che Crocetta e Musumeci, che ne pensi? Non mi fate parlare, non ho niente di negativo da dire su alcuno, devo dirvi, su alcuno. Qualcuno, devo dire, si è rivelato, ma avrebbe fatto meglio a tacere. Sulle case d'affitto, sugli incontri. Ma ce la spiega questa storia, della casa? Questa è bellissima. Allora, lei ha affittato il suo appartamento di Bruxelles a Crocetta. Lasciamo perdere. Crocetta ha detto un certo giorno che non mi conosceva. Gli dovreste chiedere, ma due giorni prima, nel pomeriggio, dalle 19 alle 22, chi era quel sosia di Lombardo che tanto gli somigliava, parlava come lui, eccetera, qualcosa che si è intrattenuto? Chissà cosa direbbe, per dirne una. No, noi abbiamo un amico in comune che è un suo concittadino, che è stato mio assistente parlamentare, che gli propose, visto che ci ha abitato anche lui in quella casa, di prendersi questa casa. Non escludo che, ovviamente, ripeto, lui non sapesse che fosse mia e che mia moglie fosse mia moglie. Però in quella casa ha abitato, poi ha detto anche che ci avrebbe pagato un mese in più. Mia moglie, a mia insaputa, perché io gliel'avrei impedito, gli ha restituito con bonifico questi 800 euro del mese in più. E quindi lei avanza 800 euro da Crocetta? No, dice, li avanzava lui, non sono entrato nel merito, abbiamo saldato senza discutere. Ah, quindi ci sono i sapori di questo di non di condominio. 800 euro. Queste cose malignano che lei alla fine invece con Crocetta c'ha un patto. Sì, il patto della cravatta. Immaginate se Crocetta non vincesse o perdesse per gli 8.000 voti, ad esempio, di un Aiello che all'ultimo momento noi abbiamo candidato, che certamente... Certo, non ti sarebbe schierato sicuramente dalla parte di Musumeci, no, non credo che sia una competizione leale, devo dirvi, francamente, molto molto leale. Io sono intervenuto perché me l'hanno chiesto a due manifestazioni, di una si sono occupati anche i giornali, quella di D'Agostino dei giorni fa, e credo che ho sostenuto la sua candidatura alla presidenza molto meglio di tanti altri, forse di lui stesso, perché io riesco a difendere meglio gli altri che non... loro stessi presenti. Anche Lupo dice che lei sta giocando su più tavoli e cita come esempio
l'ex capogruppo capolista nell'IDV di Orlando. E a proposito, poi mi dà un suo giudizio sui primi 4 mesi da sindaco di Leo Orlando. Ma guardi, se non ci credereste, ma io non leggo la cronaca locale né di Catania e neppure di Palermo. Il 21 maggio è stato eletto. Posso dirvi, sì, questo lo so, posso dirvi semplicemente una cosa, che governare Palermo è tremendamente difficile per come se l'è trovato nelle mani, come dire, tra virgolette, Orlando. Per chiunque è un'impresa immane, poi Orlando lo fa con la grande esperienza, fantasia ed estro che ha, ma i problemi sono quelli che sono, finanziari, organizzativi, la GESIP, eccetera. Quindi io credo che veramente un eroe avrebbe enormi difficoltà a barcamenarsi nelle vicende palermitane. E al lupo invece che risponde? A proposito di? Del capogruppo di Lomonte, capolista. Del chiunque sa che con Lomonte le cose sono rotte già da un sacco di tempo. Abbiamo cercato di recuperare questo rapporto politico, non è stato possibile. Mi dicono che aveva un rapporto antico con Orlando, sindaco allora, assessore lui, e quindi si è ritrovato. Vi posso assicurare che non ci sono giochetti di nessun genere, né per Musumeci, né per Crocetta, né per nessuno. Ma se nessuno ottenesse la maggioranza alla prossima assemblea regionale, cosa che, visto la frammentazione dei candidati, è altamente probabile. Diciamo che è scontato. Ecco, allora, diciamo che è scontato. In quel caso lei con chi vorrebbe che il suo partito si alleasse? A prescindere da chi vinca, facciamo finta che vince Michichè. Io valuto che non ci sarà un'alleanza stabile, chiunque vinca. Per quanto mi riguarda, il mio punto di vista è che sulle cose concrete, su alcuni obiettivi che possono riguardare il governo, valori autonomistici per quanto ci riguarda, eccetera, ci si possa ritrovare da parte degli altri con Michichè. Però il bilancio si deve votare come maggiore, almeno quello. Il bilancio si deve votare come ma anche le altre cose si devono votare. Io vi sto dicendo proprio questo: non credo che ci sia una maggioranza stabile. Si cercherà sui singoli problemi. Non voglio dire che ci sarà una instabilità permanente, non credo che ci sia una maggioranza consolidata. Ecco. È possibile che chi governa, governi, chi vince, governi anche senza una maggioranza, e che su provvedimenti ritenuti utili, validi, eccetera, converga un'ampia maggioranza. E una grande coalizione che affidasse invece il governo della regione a 12 tecnici di altissimo profilo, con la politica che per una legislatura facesse un passo indietro? La politica facesse un passo indietro? Ma parliamoci chiaro. Intanto smentiamo che qualunque governo di tecnici non fa politica. Ogni scelta, ogni atto deliberativo, ogni euro che si destina ad un obiettivo piuttosto che un altro è una scelta politica. Non mi dite che Monti con i tecnici fa scelte non politiche, così come non le abbiamo fatte noi col nostro governo tecnico. Un governo di altissimo livello, di buon livello, è un governo ovviamente che va guardato con grande rispetto. Tra le mille cose che si sono scritte su questo mio governo, vorrete riconoscere che tecnici o non tecnici, questo governo non è stato sfiorato dal sospetto di un'appropriazione di un euro, di una pastetta organizzata per rapinare qualche cosa e compagnia bella. Quindi, e perché? Perché è stato fatto da persone con la testa sulle spalle, che non si sono fatti sfiorare dalla tentazione di mettersi una lira o un euro in tasca, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non c'entra con la domanda dei tecnici. Per quanto riguarda lo scenario nazionale, siccome adesso votiamo, ma poi fra 6 mesi si rivota e si rivota per le nazionali, lei che tipo di prospettiva vede? Ma io mi auguro che ci sia un governo sostenuto da una maggioranza netta, che sia governato da un politico, che per carità sarà così anche in Sicilia ovviamente, governato da un politico che se vuole, se serve, se lo ritiene necessario, metta dentro anche dei tecnici, perché io ripeto, non considero per nulla governo tecnico né quello mio né quello di Monti, e io ero, certamente sono un politico, non lo è naturalmente Monti, ma sono governi politici. A lei un Monti bis non le piacerebbe? Mi auguro che ci sia un politico a governare il paese, che venga scelto per quello che è il suo programma, alla luce di quella che è la situazione, la recessione,
la crisi finanziaria, come fronteggiarla, eccetera, eccetera, eccetera. Indubbiamente il dibattito politico precedente alle elezioni non potrà che essere incentrato su questo piano. Poi che questo Presidente del Consiglio metta dentro dei tecnici piuttosto che dei politici in un governo iperpolitico, perché comunque sarà così, immaginatevi la pressione fiscale, lo sviluppo, che sono temi di carattere non politico, queste sono cose, come dire, sulle quali ogni ipotesi è possibile. Ma voi entrerete in questo progetto nuovo che sta, il suo partito, insomma, in questo progetto nuovo che sta, nuovo, insomma, questo progetto che sta portando avanti Casini, Fini, quest'idea di uno spazio fra il PD e l'PD, vi attira, non siete interessati? Guardi, io le dico la verità, credo che i miei amici debbano, e tutti noi dobbiamo intanto concentrarci sulla vicenda regionale, dalla quale dipende la gran parte del resto, per essere chiari. Ho letto poco fa, arrivando qui, in una nota SMS che domani sarà consegnata la bozza di legge elettorale. Io sono convinto che non ci metteranno mano seriamente prima del 28 ottobre. Quindi, a cominciare dalla legge elettorale, l'influenza del dato regionale sarà importantissima. E poi anche ovviamente la scelta del Premier, la svolta che si avrà nel nostro Paese. Quindi cominciare a ipotizzare quello che succede a seguito di quello che avverrà il 28 mi sembra ardito. Preferisco che ci si concentri sulle elezioni e sull'indomani delle elezioni regionali. Quindi mi sembra di capire che oggi il 29... No, stavolta no, dico, vedete, anche qua sarà un'illusione o presunzione pura. Però piuttosto che copiare le cose che si fanno altrove o essere usati come terreno di sperimentazione, ho la sensazione che saremo noi a indicare la strada e la rotta forse alla politica nazionale. E mi sembra di capire che il 29 ottobre, per festeggiare il suo 62esimo compleanno, non sarà a bordo del trattore come aveva promesso. E invece sì, mio caro, forse il 29 no, perché il 29 così staremo con i familiari eccetera, il 30 magari di pomeriggio è possibile, invece no, se Dio vorrà e se ne avrò la forza, perché non è facile disintossicarsi e svezzarsi, però vorrei iniziare una fase del tutto nuova della mia vita, perché io ne ho vissute due, una che è stata un terzo di questa mia esistenza, inimmaginabilmente lontana da quella politica, ero uno studente modello, sempre primo della classe ai Salesiani di Catania, con un sacco di interessi solo culturali, eccetera. Poi, attorno a 20 anni, eravamo all'indomani del 68, 21, 22, fece irruzione la politica e mi ha assorbito completamente. Se non sarò del tutto alienato, mi auguro che in questa terza fase, che non so quanto durerà, ovviamente siamo nelle mani di Dio, possa fare cose del tutto abissalmente diverse e sottrarmi soprattutto alla tentazione di condizionare le scelte politiche di chi mi sta più vicino, che se è bravo se la cava, in caso contrario spero che abbia la capacità di cambiare mestiere. Mi riferisco al buon Toti. Presidente, insomma, penso che abbiamo parlato veramente un po' di tanto, di tutto e di più. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità. Se non so se c'è qualche collega che era rimasto, se è un po' tardi. Però ha parlato con i colleghi all'inizio. Visto. Sì, ha parlato con i colleghi e ci parlerò anche dopo. Quindi avranno modo di fare le sì. Domande adesso alla fine. Grazie. Allora la ringraziamo, grazie al Presidente Lombardo, grazie a tutti voi per la vostra presenza, grazie. Eventualmente le altre domande le fate al piccolo. Se gliele fate, no. Non è giornalista. E se gliele volete fare nei prossimi giorni vi accorgerete di che tipino è. Niente male.